Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo usciti da una foresta labirintica e una volta usciti siamo andati a nord di questa cittadina in cui adesso entreremo e abbiamo trovato un ennesimo Dijin, non so mai qual è la pronuncia giusta. Quindi ora siamo a 3, 3, 3 e 2. Entriamo a Xian. C'è una locanda, per favore. Devo riposare. Benvenuto nella mia locanda. Costa 40 monete, va bene, certo. Vediamo come al solito dentro i barili se troviamo qualcosa. Non sia mai che troviamo un'altra moneta di gioco, vero? Oh, guarda un po', una moneta di gioco. Tu cosa fai? Oh, bel colpo. Visto? Io sono stato più bravo. Ma che succede? L'albero si è messo a saltare. Mi è piaciuto un sacco che... lui... E noi? A Xian sono molti a praticare le arti marziali. Tutti i guerrieri dovrebbero apprendere le arti marziali. Già. Giovani, valorosi guerrieri, avete attraversato la foresta Mughal? Incredibile, le vostre gesta hanno tutto il mio rispetto. Grazie. Vediamo che cosa hanno gli armaioli per noi. Prima di tutto vediamo le rarità. Veste cala attacco nemico. Non male. E la possiamo dare solo a Mia. Beh, per un punto in più alla fine non è niente di che, ma meglio di nulla. Prima di tutto vendiamo la roba inutile. Ma è una rarità, posso darti 1650 monete. Grazie. Ti offro 300 monete per il mantello. Grazie. Il mantello non era considerato una rarità, strano. Per i nostri amici c'è già degli scudi migliori. Questa veste di seta dà 2 punti in più. Non è granché, però diamo il biglietto da gioco a lui. Giusto per fare gli sgargiuli, comprerò questo a Mia, dai. Abbiamo 19 biglietti da gioco, madonna. Lo scudo di ferro è un bel boost di difesa. Ecco a te. E per Garrett pure. Vediamo la tiara se è buona. 87-96. Beh sì. Ecco a te. Meno male che abbiamo farmato un bel po' di soldi all'inizio. E di armi normali una mazza. 87-75. Quello sarebbe sì un bel bonus. 124. La cosa bella di questo gioco è che non importa che tipo di equipaggiamento dai a quale personaggio. Per esempio, appunto, se diamo lo spadino a Ivan, aumenta comunque il suo attacco. Non c'è differenza fra attacco magico e attacco fisico. Lui aumenta il suo attacco, punto. Devo trovare il modo per salire qua sopra. Non parlatemi, o potreste farmi rovesciare l'acqua. Devo portare l'acqua tutto il giorno, è faticosissimo. Wow, che compito, ragazza. Guerrieri, andate a visitare la scuola del maestro Fe, ne sarete sorpresi. Certo, signora. Chi è il maestro qui? Ascoltare soltanto non rende forti. Io apprendo osservando. Quindi se io facessi questo, che dici? What the? No, non ha funzionato. Il maestro Fe è molto occupato. Volete vederlo comunque? Vedi quella linea? Vai lì e usa il chi. Il chi, è vero. Chi è una cosa, chi è un'altra, nonostante sia la stessa cosa. Cioè, lo dicono in modi diversi. Se cade l'albero, vi porterò dal maestro Fe. Fatto. Che succede? L'albero è caduto da solo. I guerrieri non possono. Ehi, un momento, ma questo è un altro tipo di chi. Non oltrepassare quella linea, guerriero. Sei al di là della linea e prova il chi. Il chi. E sto al di là della linea. Fatto. Cosa hai fatto, guerriero? Il guerriero ha usato il chi. L'ha usato dalla linea e l'albero è caduto. Conosci il kung fu? Voi conoscete il kung fu? Conosco il kung fu. No. È incredibile che qualcuno che non conosce il kung fu possa usare il chi. Vado a chiamare il maestro. Maestro, che è successo? La porta si è aperta da sola. Fei Zhi, aspetta. Sei preoccupata perché Usu è in ritardo? Si sarà soltanto un po' tardato tornando dal tempio. Sento che Usu non è al sicuro. Ah, Fei Zhi, di nuovo il tuo potere. Da quando mi ha colpito quella pioggia di gemme del cielo, avverti i pericoli.
Sì, da quando hai ricevuto il potere della profezia puoi presagire il male. Me l'hai già detto. Non è vero, Feizi. Le tue visioni sono soltanto coincidenze. Le mie visioni si sono spesso avverate, no? Anche la visione sulla foresta di Mogol si è avverata. Mogol. Sì, le tue previsioni si sono avverate, Feizi. È stata una vera sorpresa. E l'inondazione di Altin. Avevo predetto anche quella, no? Tutte le predizioni di Feizin si sono avverate. Non credi, padre? Ho sentito tutto. Sono sorpreso, ma credo comunque che sia una coincidenza. Ancora non ci credi? Usu è semplicemente in ritardo. Non devi preoccuparti troppo. Hai mandato qualcuno a cercare Usu, vero? No. Stronzo, che uomo cocciuto. Ehi, Feizi, non dovresti parlare così a chi è più anziano di te. E va bene, vorrei dire che ci andrò da sola. È troppo pericoloso. Me ne frega una sega. Maestro Fe, Feizi se n'è andata. Grazie, l'ho visto, scemo. Feizi è arrabbiatissima, faceva paura. Usu è in pericolo, Feizi vuole prestargli aiuto. Oh, Feizi sa usare il Kung Fu, non correrà pericoli. Feizi è sola, non andrà lontano. Lasciala fare, si arrenderà presto. Chi ha fatto cadere l'albero? Quell'albero è caduto, com'è successo? È stato il guerriero usando il chi. Davvero? Guerriero, tu sai usare il chi? No, uso la psicoenergia. Guerriero, non dire bugie, hai usato il chi, fallo di nuovo. Ok. Fammi vedere come usi il chi, guerriero. Non lo chiamo chi, per quello ho detto di no. Stato da crunch. Sì, l'albero è caduto. Hai visto, maestro? Il guerriero ha usato il chi. Il guerriero usa il chi in modo fantastico. Ne sei sorpreso, maestro? Porca troia, stai zitto. Che problema c'è, maestro? Il guerriero ha fatto cadere l'albero, è vero? C'è qualcosa che non va con il chi del guerriero? Il guerriero non ha usato il chi. E per quello che io ho detto di no. Come? Non ha usato il chi? È molto simile, ma non è il chi. Guerriero, sei stato al tempio di Fushin? No. Strano. Ah no, aspetta, il tempio di Fushin è il tempio dei monaci. Sì, scusami. Che c'è tra il tempio di Fushin? Io ho preso il chi dalla maestra Ama, dal tempio di Lama. Ma è lo stesso chi, no? Molto simile, ma non identico. Non capisco. Il chi concentra in una mano tutta l'energia del corpo per liberarla su un oggetto distante. Tu, guerriero, hai usato l'energia della tua mente. Capisci ora? Certo. Questo guerriero è molto saggio. Ci vuole saggezza per far spostare un oggetto con la forza della volontà. Il chi di Fushin libera l'energia mentale come il chi quella corporea. L'energia corporea ha dei limiti, ma quella mentale ne ha molti pochi. Coltiva il tuo chi e diventerai molto forte. Fai del tuo meglio, guerriero. Continuate ad allenarvi. Il chi ha i suoi limiti, ma tutti possono usarlo. Allenatevi con costanza, così apprenderete il potere del chi. Sì, maestro. Tiro sull'albero. Guerriero, dimmi. Davvero un giovane guerriero può fare questo? Stento a crederlo. Continuate ad allenarvi. Il chi ha i suoi limiti, sì, hai ragione. Apprenderò il chi e diventerò più forte del maestro Fe. Imparare il chi è molto pericoloso. Il maestro Fe è eccezionale. Il tempio di Lama è molto a ovest. Il maestro Usu è andato ad allenarsi là. Tornerà indietro fortissimo. Non credevo fossi così forte, guerriero, scusami. Il maestro Usu è in ritardo. Capisco perché Feizi è preoccupata. Ehi, stai portando l'acqua? No, è caduta l'acqua. Poverella. Ma che fate? Mi avete fatto rovesciare l'acqua. Scusaci. Però questo è un piccolo espediente che ci serve a noi. Noi dobbiamo fare cadere l'acqua proprio in codeste punte. Signorina! Aia, mi sono pisciata addosso. Mia, pensaci tu.
Tac, tac, ed eccoci qua! Il Digin di Mercurio! E ora siamo a tre per tutti! Bruma, su mia! Bruma, bruma, nemico cade in sonno duro! Che bello avere tutti quanti con i giusti quantitativi! Ehi tu, sei preoccupata, vero? È pericoloso andare da soli verso l'occidente. Devo trovare qualcuno che mi accompagni. Ciao. Venite dalla scuola, siete forti guerrieri? Mi fa piacere vedere forti guerrieri. Vorrei andare verso occidente. Dirigiamoci anche noi verso l'occidente, non da questo lato, ma da questo di lato. Seguiamo sempre il sentiero. E infatti, eccoci al passo alpino. Ecco la strada della seta, ma è bloccata dai massi. La mia visione si è avverata. Uzu, Uzu! Hai bisogno di una mano? Qualche problema? È preoccupante, non riesco a sentire la voce di Uzu. Uzu è in pericolo, lo sento, devo trovarlo. E ora che faccio? Guerriero, devo tornare a Xian? Sì. Non posso. Esatto, tornare indietro, devo trovare Uzu. Allora, facciamo le cose nel modo giusto. Prima di tutto, poi crescita. Ecco qua. Queste sono tutte cose che se non sperimenti le varie combinazioni non riesci a trovare. Non puoi sapere che crescita ce l'hai fino a che non dai il Digin diverso a un personaggio che in teoria non dovrebbe tenerlo. Ecco qua. Poi saliamo verso l'alto e vediamo dove finiamo. Siamo ad Altin. Però prima vediamo. C'è qualcosa qui? No, però c'è la barricata dall'altra parte. Ah, quanti ricordi. È la prima volta che vieni ad Altin? Sì. Sembra una città di mare, eh? No. Sembra una città allagata. Il giorno in cui le gemme sono cadute dal cielo, sono apparsi dal nulla quei mostri. Sono stati la rovina del villaggio. Beh, immagino. Tu, levati. Mi converrà probabilmente prima riposarmi, poi... Levati, vecchio. L'acqua spuntata dai mostri è imbevibile, è disgustosa. Ma è possibile che nessuno possa uccidere quelle bestie? Ci penso io. Wow, che bello. Ci penso io, signora. Andiamo a picchiare quel mostro. Ehi, mostro d'acqua. Che cazzo vuoi? Bravo, smettila. Detto questo, fammi vedere prima che cosa c'è qua dentro. Levati. Il Monte Altin. Ah, un cristallo psi, non male, sempre utile. Entriamo dentro. Il Monte Altin. Fammi indovinare, sali di là? Ma è intelligente il mostro, eh? Dai un po' di brio, su! Dai! Sei lento! Bastava che i programmatori facessero una cosa stupidissima. Invece che fargli trovare tutto sto percorso, lo facevano saltare direttamente sopra. Punto. Cioè, senza stare lì a farmi vedere che lo brina e poi fa questo, questo e questo. Io tra l'altro volevo tirargli un pugno qua con la psicoenergia. Non credo che potrei fuggire oltre, sai? Cazzo! L'acqua che io ho sputato mi sta bloccando la strada! Ci provo, ma giusto per provarci. Ovviamente non ha funzionato. Statua animata. Ma pensa un po'. Allora, sei di tipo acqua, vero? Voglio provare. Prima ipercrescita, poi meteor colpo. Tu, ovviamente, potenziaci. Anzi, giusto per amore, proviamoci e tu attacca, visto che è d'acqua. 90, 61,
126. Perfetto. Abbiamo trovato con cosa attaccare. Quindi, meteor colpo, meteor colpo. Potenzia questo e tu cura. Non che ci serva, però, giusto per stare tranquilli. 153. Penso che tra poco altri 2-3 colpi, esatto, è morto. Garrett sale di livello, 900 monete e una fiala. Quello è il cristallo della brina. Geco dalla gemma della brina a Garrett. Chissà come faccio a passare. Oh no. Uno, in teoria, sta ottenendo tutte queste cose perché se stupidamente non è andato al faro di Mercurio non avanza. Siamo seri? Che poi in realtà, parentesi, questi cristalli ci servono a livello logico più avanti. Nel senso, è giusto avere i cristalli nonostante abbiamo comunque Mia che fa sia la pioggia sia il ghiaccio. Parliamoci chiaro. Perché per lo stesso motivo che vi dicevo degli strumenti, questi qua che ci aumentano le statistiche, ci ritroveremo in una zona in cui saremo in inferiorità numerica. E giustamente, se non abbiamo Mia per esempio, possiamo utilizzare la pioggia e la brina su qualcun altro. Qui intorno le acque si sono ritirate. Chissà se è stata la miniera ad assorbire l'acqua. No, sono stato io ad ucciderli. Andiamo prima di avanzare a curarci.